Metabolizzata la sconfitta in terna contro la Givova di Battipaglia, provincia di Salerno, nel turno d'andata delle semifinali dei playoff per la promozione in Serie A1, la cestistica Spezzina è partita in pullman oggi a Luna alla volta della Campania, dove domani ore 19 è attesa dal turno di ritorno. Bianconere pronte alla battaglia per strappare lo spareggio che eventualmente verrebbe giocato domenica prossima di nuovo al Palamariotti Spezzino, avendo terminato il campionato le Spezzine in posizione migliore in confronto alle avversarie. Le immagini per la cronaca si riferiscono al turno d'andata. Sapevamo che è una squadra di grandi qualità, che ha aggiunto anche a metà marzo giocatrici molto forti, e poi arrivati a questo punto in semifinale tutte e quattro le squadre possono vincere, è normale trovare di fronte grandi squadre. Rimane il rammarico di aver fatto 13 su 20 tiri liberi, di aver fatto 20 su 73 dal campo, che sono cifre in cui di solito una squadra perde di 40. E invece siamo stati punto a punto, il che vuol dire che abbiamo grandi qualità, dobbiamo essere sereni di quello che abbiamo costruito, ovviamente concretizzare di più, ma quello non è controllabile. E essere sereni, replicare una partita uguale in gara 2, sperando poi di tirare con percentuali accettabili. Ulteriori rimedi in previsione, dato che ora dovrete scendere in campagna per affrontare il turno di ritorno. Ma sicuramente tra gara 1 e gara 2 ci saranno qualche piccolo adattamento, ci abbiamo solo 3 giorni di tempo per preparare la partita, quindi stiamo parlando di piccole cose. Sinceramente vogliamo giocare una partita come quella di gara 1, un altro adattamento che speriamo di avere è due arbitri accettabili, visto che in gara 1 proprio non si sono visti due arbitri accettabili.